per la prima volta becchiamo i commisso con le mani nella marmellata, cioè con le mani nella cocaina. Ma non i commisso di terza fascia, commisso o mastro, non solo il porto di Gioia Tauro, ma anche ci sono almeno una decina di porti in Italia che sono utilizzati dalla 'ndrangheta per l'arrivo di cocaina, come decine e decine di altri porti utilizzati dalla 'ndrangheta in Europa, dalla parte dell'oceano. L'arresto di un appartenente alla Polizia di Stato che appunto lavorava alla Polizia di Frontiera, era stato poi trasferito ad altro ufficio e che costituiva un elemento di particolare significato nell'ambito dell'attività di traffico di stupefacenti che era stata svolta e portata avanti. Egli non solo era intermediario nei messaggi, ma era altresì soggetto che dava informazioni anche sulle modalità attraverso le quali era possibile introdurre sostanza stupefacente senza incorrere nel rischio di controlli o rilevamenti. La infedeltà di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine che determinano la forza dell'andrangheta. È questo quello che abbiamo detto da sempre. Intanto l'andrangheta è forte in quanto le istituzioni sono state deboli in alcune loro componenti. La migliore polizia giudiziaria del mondo è quella italiana, migliore del BKA, di Scotland Yard, della DEA, dell'FBI, della polizia della Catalogna, di tutte le polizie del mondo. Ogni 15 giorni io tasto il mondo. Quindi, premesso che la polizia giudiziaria è fisiologico, ci sono stati e ci sono e ci saranno degli arrestati in magistratura, nella polizia, nei carabinieri, nella finanza, nella medicina, dappertutto. È normale, ma questo non vuol dire assolutamente che il sistema Stato, il contrasto alle mafie, venga, può essere scalfito, ma noi questo qui e altri 100 come lui ce li mangiamo. Le altre organizzazioni criminali prendano la cocaina dall'andrangheta, questo è un dato assoluto e inconfutabile. La cosa importante è che questa indagine spata una leggenda per chi conosce la Ionica, e la leggenda è che la famiglia Commisso di Siderno, che il locale di 'ndrangheta di Siderno non traffica in cocaina. La leggenda è che i commisso non sono mai sporcati con la droga, e questo ha portato ad avere una sorta di fascinazione e di apprezzamento da parte di certa borghesia ionica. Non è solo un fatto penale, ma è un fatto di importanza anche sociale. Ma è emerso qualcosa in questa inchiesta? No, in questa inchiesta no, basta che lei si fa una passeggiata sul corso di Siderno, via da Braccetto, e un funzionario, un dirigente, un direttore di banca a Braccetto con il commisso o con Zorro quando era fuori o nei vari ristoranti di Siderno. Oppure in estate, ad agosto, sotto il lungomare di Siderno, quando c'era prima che avesse distrutto, di Locri, vede tranquillamente seduto il capo mafia con i quadri della pubblica amministrazione, salvo poi ad indignarsi, salvo poi a partecipare alla manifestazione antimafia, salvo poi a dire che lo Stato non c'è, che lo Stato è assente.